Piacenza ha alzato il livello del suo gioco, Modena ha subito molto, no, questa costante pressione, tanti problemi dall'attacco, lo ricordavi anche tu in un time out, la domanda ovviamente è perché? Per merito di Piacenza o perché è mancato qualcosa a Modena? Ma allora, intanto ci aspettavamo che tanto del recupero nel gioco di Piacenza passasse da Simone, cosa che è stata, insomma, che ha attaccato, ha murato, ha difeso, e quindi è stato un giocatore in quello che gli ha dato sicuramente un messaggio ai compagni importante. E dopo, secondo me, come partita di battuta, ricezione, di muro, di difesa, abbiamo fatto la nostra partita. È stato l'attacco che, rispetto a gara 1, gara 2, siamo andati molto male. Quando abbiamo recuperato un po' per la battuta, abbiamo messo un po' di attacco. È stato nel finale del secondo set, c'è stato qui nel terzo set, però è troppo importante il lavoro che facciamo con l'attacco e avere anche la pazienza, perché la nostra è una squadra un pochino diversa da quella di Piacenza. Non dobbiamo perdere la bussola su quelle situazioni, abbiamo avuto veramente tantissimi contrattacchi, non abbiamo gestiti bene. Primo playoff per Tommaso Rinaldi, che da un punto di vista caratteriale, insomma, lo stiamo scoprendo come un leone, riesce sempre a rialzarsi in battuta, ha fatto quei due ace consecutivi sia nel secondo che nel terzo, però in attacco sta faticando tanto. Ma questi sono i playoff e comunque la reazione di Tommaso nella seconda set è stata molto importante. È chiaro che devi prendere dimensioni su questo livello, no? Che non è una partita, non è un set, ma sono momenti lunghi, no? Però questo fa parte, no, sua, noi lo sappiamo come squadra, i compagni, e lo dobbiamo sopportare sempre. Cioè, questo è nel nostro gioco l'individuo fa poco, conta molto quello che facciamo come squadra, e questa sera, secondo me, nelle scelte sull'attacco siamo stati mediocri, perché, ripeto, poi nella pallavolo puoi battere, difendere, ricevere, però quindi si fanno con l'attacco. Siamo stati molto bravi nelle prime due partite, stasera abbiamo avuto un livello veramente medio e basso, tratto ogni tanto nella partita, ma il tipo di partita ce l'aspettiamo, lo sappiamo, quindi sono delle battaglie, anche delle imprese da fare, e poi sono i playoff, che ogni partita ha la propria storia. Mercoledì c'è la prima partita, l'andata della finale di Coppa CEV, che è un appuntamento importantissimo, no? in questa stagione. Cosa bisogna fare? Bisogna dimenticare la partita di oggi? Ti può insegnare qualcosa? Ma non, queste sono tutte partite ravvicinate dove la partita devi giocare, cioè quello che hai fatto il giorno prima conta poco, vinci o perdi, conta come parti nella partita, come ci sai stare nella partita, come sai risolvere le situazioni all'interno della partita. È un modo di giocare diverso, perché si gioca diversamente, e dobbiamo essere bravi noi, secondo me, anche in questo, a interpretare una partita diversa rispetto, perché non è Piacenza, è una squadra che ha un modo di battere diverso, giocano diversamente, quindi in questo studiarli e, secondo me, esprimere noi come qualità di gioco una qualità alta. Come cambia, se cambia, la preparazione? Immagino aveste avuto in mente due tabelle di marcia, no? Avere tutta la settimana libera per preparare la Coppa CEV o non avercela. Cosa cambia? Ma intanto la nostra tabella di marcia era di giocare con Piacenza partita su partita, nel senso che non pensavamo di andare avanti 2-0, quindi in questo, secondo me, ci cambia poco. Il ritmo di allenamento è quello che stiamo facendo, il ritmo di partite sono queste, quindi secondo me sono il tipo di partite che hanno un dispendio di energie alto, però ripeto, volevamo arrivare fino a qui e questo è il momento da vivere, no? Per i giocatori più esperti sono più abituati, per i giocatori più giovani meno abituati, perché è la prima volta che vivono questi momenti. Per loro non esiste una scheda che tu inserisci, ti do l'esperienza, la devi acquisire. Quindi aiutiamo questi ragazzi, però poi quando sei sul campo, che gestisci tu la palla, si impara.
Ecco, quindi, e questo gruppo qui in tutta la stagione ha saputo, secondo me, modificare il proprio modo di stare in campo partita su partita. Quindi va preparata bene, perché è un modo, ripeto, è un modo proprio diverso di giocare.